Questo è un appartamento che è diviso in due ambienti al piano terra. E poi ci sono due zone soppalcate. Fino a un anno fa questo appartamento di 60 metri quadrati nel centro di Roma si sarebbe venduto in pochi giorni. Oggi sta qui fermo da mesi e lo resterà chissà per quanto tempo ancora. Costo? 360.000 euro per questo appartamento. Fino a qualche mese fa quanto l'avrebbe venduta? Più che qualche mese fa, forse un anno fa, forse anche un pochino di più, oltre i 400.000 euro. Le compravendite di case sono precipitate del 20% secondo l'Agenzia del Territorio. Il record è negativo dal 2004, ma la situazione è ancora più grave per le agenzie immobiliari. Gruppo T, buongiorno, sono Francesca. Sta succedendo che il mercato ha rallentato la domanda, quindi le telefonate in entrata, quindi la richiesta, è calata di oltre il 50%. Ma i prezzi di fatto sono diminuiti, i prezzi delle case al metro quadro? Sostanzialmente su Roma non sono diminuiti in maniera considerevole. E si capisce il perché. Domanda e offerta non si incontrano. Chi ha non vuole svendere. Chi vuol comprare fa fatica a ottenere un mutuo, soprattutto i giovani con un lavoro precario. Le famiglie, marito e moglie, che vogliono accendere il mutuo e comprare la casa, oggi non le vediamo più. Prima 6 clienti su 10 erano una giovane famiglia debuttante nella loro vita comune. Oggi queste famiglie non si possono permettere di comprare casa. Comprano soltanto coloro che hanno i soldi da investire, quindi sono gli immobiliaristi.